Allora, questa è una lezione dedicata a Imi, per commemorare Imi. Ed è in verità qualcosa che io faccio sulla base dei racconti di Eyal. Cioè, io Imi non l'ho conosciuto. Quindi quello che adesso vi racconterò, che vi racconterò più avanti anche in altri approfondimenti, pochi e brevi, così sudate, è mediato dalla mia interpretazione. Ok? Questo per essere chiari. L'idea che mi sono fatto è che Imi fosse sicuramente una persona buona, altruista e d'onore. Avete presente il concetto di cavaliere, di gentleman degli anni 20? È una persona retta. Perché? Immaginate una persona che sapeva combattere, sapeva difendersi, ma invece di tenere queste cose per sé, si esponeva e nel farlo era così esposto che era preso di mira. E questo che cosa ha prodotto? Ha prodotto una persona che aveva una grande esperienza nelle arti marziali, una persona che ha avuto parallelamente una grande esperienza di combattimenti reali, di botte, di risse, di aggressioni reali. Questo a quanto racconta Eyal, io spero di ricordare bene, tipo per un anno e mezzo lui faceva una rissa al giorno, qualche volta due. Una cosa pazzesca. E questa comunione di questi due elementi ha creato una persona che era un abile solutore di qualsiasi tipo di problema. A livello istintivo, una specie di genio, come è diventato un virtuoso nelle soluzioni dei problemi di difesa personale. Ora, un genio generalmente rimane un genio, non produce un sistema. Quindi, che cosa è successo? Perché da un genio noi abbiamo un sistema? Ne parliamo dopo.